Allora, buongiorno Sabrina, è il Buongiorno. 27 luglio 2020, siamo in una fase lontana, diciamo, dal periodo di lockdown, che è il periodo in cui abbiamo iniziato queste video interviste con i vari esperti sul territorio, proprio per dare alle famiglie un canale in più di comunicazione attraverso questo repository di materiale video, che è appunto il canale Fight the Virus. Oggi con noi Sabrina Signorini. Allora, due regole di base e poi lascio a te la presentazione. Una è ci diamo del tu, per cui Molto volentieri, assolutamente assolutamente. informale. Il secondo che cerchiamo di ristabilire quella simmetria che è tipica del medico e del paziente, quindi ognuno è consapevole del suo ruolo, delle sue competenze, per cui ti chiediamo, io rappresento la community delle mamme, dei genitori, quindi ti chiediamo di spiegarci le cose in un linguaggio che possa essere comprensibile a tutti, ma so che per te questo non è un problema. Sabrina, ci racconti qualcosa di te, del tuo ruolo, la tua professione, anche della Fondazione Mondino dove lavori? Senz'altro. Io sono una neuropsichiatra infantile che però ormai da tantissimo tempo si occupa di neurooftalmologia dell'età evolutiva e lavoro presso l'IRCCS Mondino di Pavia, presso la struttura complessa di neuropsichiatria infantile, all'interno della quale ormai da 20 anni è attivo un centro di neurooftalmologia dell'età evolutiva che si occupa di diagnosi, cura, follow-up delle patologie neurovisive di questa fascia di età. Nello specifico, sia di tutte le patologie, diciamo, più di ambito strettamente neurologico, quindi sono tantissime, anzi la maggior parte delle patologie del sistema nervoso di questa fascia di età che possono interessare anche le strutture visive, ma anche ci occupiamo molto di patologie, diciamo, più periferiche, più della struttura oculare, vuoi perché comunque la retina appartiene al sistema nervoso, vuoi perché spesso questo tipo di patologie fa parte di uno spettro più ampio di sindromi piuttosto che di patologie degenerative del sistema nervoso, e quindi a volte le valutazioni visive servono ad inquadrare questo tipo di problema, ma soprattutto la presa in carico è relativa agli aspetti riabilitativi. Quest'ultimo gruppo di bambini si presenta più facilmente con un problema di ipovisione, a volte di non visione, e sappiamo quanto la vista abbia un ruolo cruciale sullo sviluppo neuropsichico globale del bambino, e pertanto fin dalle epoche più precoci della vita prendiamo in carico questi bimbi per fare con loro un percorso da un lato di promozione dell'esperienza sensoriale, perché loro possano utilizzare i sensi e puntare a questa integrazione multisensoriale nel miglior modo possibile, dall'altro a prevenire, a ridurre le interferenze che un problema visivo ha sullo sviluppo neuropsichico. Pensiamo semplicemente al contatto di sguardo, quindi quel momento dell'avvio della vita, appena diciamo c'è la nascita del bambino, i genitori attendono questo contatto di sguardo. E quindi è chiaro che laddove c'è una difficoltà in questo senso, è molto importante accompagnare il percorso di crescita del bambino, accompagnare la famiglia a leggere comunque un altro modo per Di poter comunicare. interagire, di comunicare con il loro bambino. Quindi direi che per sintetizzare sono un po' le due aree, la parte più delle problematiche più strettamente neurologiche, con tutto il suo processo di diagnosi e cura, ma anche una grande componente di patologie più periferiche, quindi più delle strutture oculari, retinopatie, cataratte, glaucomi congeniti, che seguiamo soprattutto da questo punto di vista, con un'equipe molto ampia. Che ha come, diciamo, suo target l'aspetto multi ed interdisciplinare. Il nostro centro, infatti, è nato da questa collaborazione tra la nostra clinica e la clinica oculistica del Policlinico San Matteo, Pavia, sì, diciamo, di parliamo sempre di Pavia, Pavia. sì, sempre di Pavia, con il sostegno e supporto anche dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, che fortemente ha voluto la costituzione di questo centro con una visione assolutamente pionieristica, quindi è una cosa molto importante, in cui le due aree lavorano insieme. Gli oculisti del Policlinico San Matteo di Pavia vengono in consulenza direttamente qui, quindi il bimbo accede
con una valutazione neuropsichiatrica infantile, cui segue la valutazione oftalmologica, ortottica, tutto un approfondimento, diciamo, oftalmologico, che però non è slegato, è all'interno di una presa in carico globale guidata dalla neuropsichiatra infantile. Ed è un centro privato, ma in convenzione, quindi chi accede, sì. Chi vuole accedere... Sì, sì, si può accedere con il sistema sanitario nazionale e le tipologie di accesso sono dall'ambulatoriale, al quale poi può seguire un ricovero, un day hospital, a seconda un po' di quelle che sono le necessità. Negli ultimi anni un altro aspetto che ha portato sicuramente un elemento molto positivo alla nostra presa in carico è stata l'istituzione, proprio per il bambino con specifici deficit visivi, di un percorso di attività macroattività ambulatoriale complessa, è chiamato, che è un percorso di intervento riabilitativo in cui più operatori lavorano insieme con il bambino. E quindi questo, soprattutto poi per le famiglie che vengono da lontano, è un aiuto, perché nell'ambito di una stessa giornata il bambino può fare un intervento integrato con diverse professionalità. Quindi sicuramente questo è stato un valore aggiunto che si sta espandendo molto. E c'è un vostro centro, anche un punto di riferimento su Milano? Avete aperto un ambulatorio? Sì, la Fondazione Mondino ha aperto il Mondino Health Center, che è una sede, diciamo, ambulatoriale, in cui peraltro è rappresentata anche la neurooftalmologia, perché io con la terapista veniamo per effettuare delle visite che possono essere o delle prime visite che poi vanno a definire il percorso di presa in carico presso la Fondazione Mondino, oppure delle visite di follow up. E anche questo, visto che è un servizio che è gradito alle famiglie, prima di tutto perché è molto vicino alla stazione centrale, quindi per i trasporti eccetera è comodo, e poi per tutta l'area anche della zona del Milanese è sicuramente un'ulteriore opportunità. Quindi chi ti volesse cercare ti trova sia su Pavia, ma anche in consulenza sul centro di Milano. Sì, assolutamente. Bene. Sì. Beh, grazie per questa introduzione. Oggi abbiamo chiesto a Sabrina da un po' se voleva collegarsi con noi, proprio per parlare di un problema che all'interno del paralisi cerebrale infantile è davvero cruciale. Uno, perché spesso il genitore all'inizio, nella fase di follow up, quindi dalla nascita in poi negli ambulatori dove è seguito, spesso fa una serie di visite che comprendono magari la visita oculistica o la visita con l'ortottista, però poi difficilmente, o almeno non è consuetudine così diffusa su tutto il territorio italiano, di richiedere un tipo di consulenza come quella di cui ci parlavi tu. Quindi rispetto al bambino con paralisi cerebrale infantile, qual è l'equipe di controllo, quali sono le visite che nell'ambito neurovisivo raccomandi? Allora, sicuramente, magari poi facciamo una piccola descrizione di quelle che sono le problematiche neurovisive più tipiche del bimbo con paralisi cerebrale infantile, così proprio da meglio comprendere l'importanza di questo percorso diagnostico. Se vuoi inizia da questo, Sabrina. Sì, credo che possa essere importante per poter accompagnare il genitore nella comprensione del perché altre visite che si devono aggiungere ad una complessità già di percorso che ogni famiglia si trova a dover seguire. Allora, prima di tutto, perché ormai la problematica visiva, le problematiche sensoriali accanto ad altre sono entrate a far parte della definizione stessa di paralisi cerebrale infantile, che non è più considerata solo un disturbo della funzione motoria, ma appunto che è un disturbo che si può accompagnare a tutta un'altra serie di sintomi associati, tra cui il disturbo neurovisivo ha senz'altro una grande importanza. Mi piace sempre distinguere: la funzione visiva è una funzione molto complessa, perché molto estese sono le aree, i centri e le vie che sottendono questa funzione, e quindi mi piace sempre descriverla considerando tre componenti, che sono vedere, guardare e comprendere. Spessissimo i genitori mi chiedono sempre: quanto vede il mio bambino? Che è un po' una domanda che viene portata con più frequenza, però in realtà è molto importante non solo vedere,
ma poter guardare, quindi usare lo sguardo e comprendere da un punto di vista visivo, visuo-cognitivo, quello che i nostri occhi guardando hanno raccolto. E quindi se noi consideriamo questa distinzione, possiamo avere delle problematiche che per quanto riguarda la funzione del vedere, ci riferiamo a funzioni come appunto quanto vedo, che è l'acuità visiva, il campo visivo, la sensibilità al contrasto, e sono sottese dalla via che dalla struttura oculare, dalla retina, sale attraverso i nervi ottici, le radiazioni ottiche alla corteccia occipitale. Qui viene fatta una raccolta dell'informazione visiva ed una sua prima elaborazione che poi si completa attraverso due altri sistemi, che sono il sistema dorsale e il sistema ventrale, che sono chiamate una, il dorsale, via del dove e del come, e quindi è legata a tutti gli aspetti della spazialità, quindi quegli aspetti che mi aiutano a capire come un oggetto, una persona è in relazione spaziale con me, ma anche a tutti gli aspetti, e da qui il come, dell'integrazione visuomotoria. Come io prendo, afferro un oggetto, raggiungo navigando un oggetto sotto guida visiva. E questa è la componente dorsale del sistema visivo legata alla via occipito-parietale. E intanto cominciamo a sentire quante stazioni: retina, nervo ottico, radiazione ottica, corteccia occipitale, lobo parietale. Quindi quanto è alta la possibilità che una problematica visiva accompagni una problematica del neurosviluppo. E l'altro grosso sistema, e siamo sempre all'interno della funzione comprendere, cioè di attribuire un significato a quello che è stato visto, è quella della via ventrale, che è una via che mette in connessione la corteccia occipitale con il lobo ventrale per dirci chi è quella persona che io ho visto, che cos'è quell'oggetto, quelle funzioni che quando deficitarie mi danno delle problematiche tipo le agnosie visive, cioè io vedo un oggetto, ho 10 decimi, ho un livello intellettivo pienamente nella norma, ma, e questo è molto comune nell'ictus dell'adulto ad esempio, io non riesco a dire che cos'è quella cosa e che cos'è chi è quella persona. È ben descritto nel libro di Oliver Sacks, l'uomo che scambiò la moglie per il cappello. Quindi questa è la componente più ventrale, quindi l'aspetto dorsale e l'aspetto ventrale sono quelle componenti della funzione comprendere in termini visivi che completano il processo di elaborazione. Ma poi c'è un'altra funzione, che è quella del guardare, che è quella che è sottesa dal sistema oculomotore, cioè da tutti quei centri che determinano la genesi o il controllo dei nostri movimenti degli occhi. Gli occhi si muovono in tante direzioni per esplorare l'ambiente ed è solo esplorando che noi possiamo raccogliere informazioni utili alla conoscenza. Quindi sono quelle componenti di fissare visivamente un target, l'inseguimento visivo, una componente con una valenza cognitiva altissima che sono le saccadi, cioè dei movimenti volontari che, se io voglio esplorare una stanza, muovo i miei occhi da un punto all'altro per poter capire che cosa c'è in questa stanza, oppure se voglio risolvere un'azione, tipo sono in cucina, devo farmi un panino. I miei occhi non hanno bisogno di esplorare tutta la stanza, ma vanno a concentrarsi su quegli elementi utili a potermi far risolvere il compito. Ed è chiaro che questa è una funzione di apprendimento molto importante, ha una valenza cognitiva estremamente indispensabile per la nostra conoscenza. Quindi da qui ne deriva il fatto che la funzione visiva letta sotto queste tre componenti è complessissima, e che in un bambino che ha una paralisi cerebrale infantile, quindi un interessamento di potenziale di diverse aree tra quelle che ho citato, no? Le radiazioni ottiche, se pensiamo al prematuro con la leucoma da C per i ventricolari. Infatti ti avrei chiesto anche questa specifica qui, c'è un rispetto all'età in cui avviene il danno, c'è una diversa evoluzione, maturazione di questo sistema per cui i danni possono essere diversi? Sì, questo senz'altro, perché a seconda un po' della sede
che sottende la lesione, che sottende la patologia, sede che può essere funzione dell'età, noi possiamo avere dei quadri neurovisivi differenziati. Il bambino che ha una lesione come la leucomalacia periventricolare, quindi che interessa le zone subito adiacenti ai ventricoli, ha più facilmente un quadro che è legato a disturbi sia del vedere, magari ha delle acuità visive ridotte, anche se spesso non severamente ridotte, perché comunque la radiazione ottica è molto estesa, si estende a ventaglio, quindi pensare che una lesione dia un danno così netto è meno possibile che non quando un bambino magari nato a termine ha un'asfissia che interessa la corteccia occipitale, e quindi il rischio di avere ad esempio una compromissione più evidente del vedere, quindi dell'acuità visiva, del campo visivo, è maggiore che non in un bambino che ha un danno delle radiazioni ottiche. È chiaro che sono delle considerazioni generali, poi certo, ogni caso ha un po' una storia a sé. Oppure quando un bambino ha un quadro di emiplegia, se è legato a una lesione poroencefalica avrà uno spettro di sintomi visivi, se è legato ad un interessamento emisferico intero ne avrà uno completamente differente. Quindi si pensa che anche da un punto di vista neuro-ottalmologico le paralisi cerebrali infantili possano avere una loro caratterizzazione, così come anche il nostro gruppo ha negli anni un po' si è concentrato sullo studio di questi aspetti, per proprio impostare anche i progetti riabilitativi in modo differente a seconda un po' di quello che è il profilo neuro-oftalmologico e non solo il profilo neuromotorio. E ti dicevo che appunto questa complessità fa sì che le figure professionali che sono coinvolte nel valutare sono differenti. Allora, sicuramente l'oculista ha un ruolo molto importante, perché ci deve dire se questo bimbo ha o non ha un danno a livello del fondo oculare, perché ci dà delle informazioni prognostiche. Se io ho un bambino che ha una papilla ottica molto pallida, molto sofferente, questo è tipico del nato a termine, io saprò che la chance di potenziale recupero della capacità visiva è minore, e quindi imposto magari il lavoro sulla promozione di altre sensorialità che affiancano la problematica visiva, anche se appunto il bambino piccolo, anche per tutto il concetto della plasticità corticale, ha un potenziale di recupero se è un problema, diciamo, neurologico, che è diverso per esempio dal bambino che ha una malattia della retina, dove hai un danno che non abbiamo tante strategie per poter recuperare in questi termini. E quindi l'aspetto oculistico ci dà una formazione importante, ma un'altra informazione importante che ci dà e che raccomando sempre di cominciare a fare verso la fine almeno del primo anno di vita, anche se non è facile, è il dato della refrazione, cioè quella parte della visita oculistica che ci dice se un bambino è miope, astigmatico, ipermetrope. Si è visto che nel bambino con paralisi cerebrale infantile c'è un elevato rischio di queste problematiche, e quindi è fondamentale indagarle, perché è chiaro che noi dobbiamo ottimizzare al massimo le potenzialità visive di questo bambino. Parliamo sempre di visita oculistica. Siamo sempre nell'ambito di una visita oculistica. E l'altro aspetto che è fondamentale ed è più nuovo come conoscenza è legato al fatto che è molto importante, ad esempio, valutare il cristallino di questi bambini, perché negli ultimi anni si sono descritte delle angiopatie cerebrali secondarie ad alterazioni genetiche, come ad esempio il col 4A1, che possono essere causa di paralisi cerebrale infantile. Noi seguiamo diversi bimbi con questa problematica, e che dal punto di vista visivo può dare quadri tipo cataratta, anche ad insorgenza nel tempo. Quindi è chiaro che quando uno fa una visita oculistica non deve fare una visita così generale, ma deve un po' indagare questi aspetti tenendo conto di quelle che sono anche le conoscenze più attuali rispetto alle cause di possibile sofferenza del sistema nervoso centrale. Quindi in quest'ultimo esempio che citavi, la visita oculistica può essere un campanello d'allarme per andare ad approfondire problematiche magari di tipo genetico o di assolutamente altro. Assolutamente, diciamo che quando in una paralisi cerebrale infantile noi troviamo segni
di retinopatia tipo del pretermine, ce lo aspettiamo perché è un quadro oculare che accompagna spesso la nascita pretermine. Se invece all'interno di una paralisi cerebrale infantile troviamo una cataratta, l'insorgenza di una cataratta, questo deve far porre l'attenzione a queste nuove forme più su base genetica e che possono dare tra le altre sintomatologie anche quadri di sofferenza che poi possono estrinsecarsi in una paralisi cerebrale infantile. E diciamo che questi sono un po' quelli che sono i punti salienti dell'importanza di una visita oculistica, che però non può bastare. Tieni conto che ad esempio al nostro centro si accede prima con una visita neuropsichiatrica infantile, ma anche per anche quando il quesito è visivo, ma per indirizzare l'oculista, cercare gli effetti. È chiaro che è una competenza quella sulla paralisi cerebrale infantile del neuropsichiatra infantile, quindi rischiamo che se un bimbo salta questo step e va direttamente dall'oculista, o è un oculista, come molti ce ne sono, che ha una buona esperienza sulla paralisi cerebrale infantile, o l'equipe, ed è qui il ruolo della multidisciplinarietà, ha l'importanza di indirizzare bene i quesiti, perché tante valutazioni, per esempio nel bimbo piccolo, non sono facili, già solo l'esame della rifrazione, quindi rischiamo che anche per tutte queste difficoltà non si vada a mirare magari su determinati quesiti, e quindi è molto importante questo lavoro in equipe. Infatti su questo un'altra delle domande che ci fanno i genitori, che ci hanno fatto adesso in funzione di questa, è quali sono gli esami raccomandati, no? Quanto è attendibile la visita rispetto ad esempio alla valutazione del campo visivo e da che età è attendibile? Sicuramente questa è una cosa complessa, e mi riallaccio dicendo che l'altro esame fondamentale, accanto appunto alla valutazione, che è quello che può darci qualche elemento anche sul campo visivo, anche nel bimbo più piccolo, è la valutazione neurofunzionale visiva, che solitamente viene condotta dal neuropsichiatra e dal terapista della neuropsicomotricità, che ha una competenza sulle funzioni visive e che mira un po' ad indagare quei tre ambiti che dicevamo prima, il vedere, il guardare, il comprendere, con diciamo tempi, modi differenti a seconda dell'età. Nel bambino più piccolo, ad esempio, per valutare l'acuità visiva, noi non possiamo proporre i simboli o le lettere che abitualmente si fanno quando si va dall'oculista, ma dobbiamo utilizzare delle altre strategie che sono di solito basate, e in questo caso si parla di acuità visiva di risoluzione, basate su delle tecniche di preferential looking. Si guarda dove il bambino orienta lo sguardo in relazione alla presenza o meno del target strutturato presentato. Stessa cosa per il campo visivo, che per togliere punto subito un po' la questione un pochino più delicata, se uno pensa alla definizione di campo visivo, cioè la porzione di spazio che una persona è capace di vedere a testa e sguardo fisso di fronte a sé, è subito intuitivo come un bambino piccolo, soprattutto se ha una problematica neuromotoria che comporta delle posture particolari, non riesca a poter assolvere a questo tipo di valutazione. Quindi diciamo che, perché poi quello più tradizionale, più completo, andrebbe fatto con delle metodiche o manuali o preferenzialmente computerizzate, la famosa perimetria, comportano che il bambino debba fissare appunto, ad esempio all'interno di una cupola, delle mire luminose che compaiono con una velocità piuttosto elevata e per il quale il bimbo sarebbe costretto poi a premere un joystick quando vede il target. Però sempre con il capo fisso. Con il capo fermo, la testa ferma. Quindi diciamo che se il bambino è molto collaborante, dai 10-12 anni riesce a farla una valutazione di questo tipo, ma sono pochi i bimbi che riescono con una buona attendibilità, anche soltanto per quella componente di ansia che viene quando devi fare un esame in cui stai parlando di una latenza di pochi secondi per premere dopo che hai visto il target. Ci sono ora delle strumentazioni che iniziano ad essere, diciamo, disponibili e che aiutano questo tipo di valutazione anche nel bambino
più piccolo. Diciamo che anche dal punto di vista clinico tu ottieni tante informazioni usando, noi usiamo una specie di campimetro, diciamo un pochino fatto in casa, come si dice, per cercare di capire. Più che un vero e proprio campo visivo, sono delle aree di localizzazione visiva, cioè vedere se ci sono dei settori del campo visivo in cui il bambino è meno pronto a localizzare il target quando viene presentato. Diciamo che quando ci sono i quadri tipo delle emianopsie, poi ce li ritroviamo. Quando questi bambini che da piccolini hanno fatto questo tipo di monitoraggio, magari un pochino più qualitativo, con metodiche meno quantizzabili perché non computerizzate o comunque legate alla collaborazione del bambino, quando poi hanno le condizioni cliniche, l'età che consentono una campimetria, una perimetria come quella dell'adulto, per intenderci, ci ritroviamo abbastanza come quadro, magari chiaramente la perimetria è più precisa. È fondamentale però dare un occhio al campo visivo del bambino piccolo, perché se tu pensi a un bambino che ha un'emiplegia, che già ha un minor coinvolgimento di un emilato, ci aggiungiamo magari un problema di interazione visuomotoria, come dicevamo, con questa componente dorsale, spaziale, eccetera, e in più una minor capacità percettiva, quindi di vedere in quel parte di campo visivo, complichiamo ulteriormente anche la situazione motoria, perché un bimbo, soprattutto se piccolo, se non vede il target in una determinata porzione dello spazio e quella porzione è proprio dallo stesso lato dell'emilato, tende a non guardare e quindi chiama ancora meno in causa l'arto superiore coinvolto dalla problematica. Quindi una correlazione del visivo e del motorio, per cui un bimbo che non guarda la sua mano è un bimbo che sperimenta di meno con la sua mano, quindi fa meno assolutamente, prove. Assolutamente, assolutamente. È il motivo per cui questo può andare ad appesantire la problematica neuromotoria, e anche la problematica neuromotoria può appesantire quella visiva, neuromotoria o sensoriale, comunque anche tutta la componente proprio oggettiva. La vista non è slegata dalle altre sensorialità e quindi riceve e dà degli input che sono fondamentali per aiutare i diversi sensi a mettere insieme quelle parti utili perché il bambino svolga un'azione, no? E questo è fondamentale, provare a capirlo fin dalle prime epoche della vita, perché poi i trial che consentono un po' di allenare la capacità del bambino di localizzare comunque anche in quelle parti in cui non vede del campo visivo, sono tutti basati sulla multisensorialità. Quindi si cerca di aumentare la capacità di localizzare del bambino magari con training audiovisivi, così che il bambino sollecitato dal sonoro possa comunque fare sua anche quella parte di spazio che non vede correttamente. Noi molto facciamo anche sul tattile, sul propriocettivo, proprio perché quest'altro senso aiuta lo sguardo ad essere chiamato in causa e quindi anche la funzione visiva riceve comunque un input per essere messa in campo. Tu prima, Sabrina, parlavi anche di neuroplasticità. Se dovessi dire rispetto agli aspetti visivi o gli aspetti motori, cioè più speranza di recupero, proprio perché c'era contatto di tante vie, tante aree impattate sul campo visivo rispetto al motorio. Sappiamo che i bambini con paralisi cerebrale nascono magari con dei quadri neurologici visti dagli esami molto complessi, che non lascerebbero speranze, e poi in realtà recuperano dal punto di vista motorio. Il campo visivo ci offre altrettante possibilità di recupero? Allora, stando esclusivamente sul campo visivo, diciamo che è una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché anche, diciamo, lavori più recenti che hanno dimostrato un miglioramento delle abilità, diciamo, di localizzazione audiovisiva, hanno poi dimostrato che l'esame strumentale, ad esempio la perimetria, non cambia in modo così significativo. Quello che cambia è soprattutto, in realtà, se il danno è acquisito nei primi anni o acquisito poi più avanti. Sicuramente quello che
ho un pochino imparato a vedere nel bambino che ha una storia di sofferenza perinatale, ad esempio, che le sue potenzialità di recupero sono infinite in termini di funzione visiva in generale. Motivo per cui, e quindi credo che anche grazie proprio a tutte le strategie di compenso che è capace di mettere in campo, che gli altri circoli che si attivano grazie alla plasticità corticale sono capaci di attivare, e grazie anche a tutto il percorso riabilitativo, il bimbo tira fuori delle competenze di recupero che ad esempio l'adulto che ha un ictus in fascia adulta a meno rispetto a un bambino piccolo. Noi vediamo bambini che, e questo è molto diverso, come ti dicevo all'inizio, da quella che è la problematica oculare. In un bambino che ha un deficit visivo di tipo centrale, quindi quelli che accompagnano la paralisi cerebrale sono per lo più disturbi visivi di tipo centrale perché legate direttamente alle aree nervose, sono capaci di un recupero che è sbalorditivo rispetto ad altre problematiche, in cui se tu hai un problema all'occhio è come se la saracinesca fosse abbassata, anche mandare degli input sensoriali visivi è più difficoltoso. Ma abbiamo visto bimbi che nelle prime fasi della vita valutiamo in ambienti semioscuri, con oggetti illuminati, proprio perché la loro capacità di percezione è molto bassa, che poi sviluppano acuità visive pari a 6, 7, 8 decimi, quindi un recupero molto importante. Ma questo perché, e anche un po' il campo visivo può risentire di questo, l'esperienza sensoriale delle prime fasi della vita è cruciale. Noi nasciamo con un'acuità visiva che è pari a mezzo decimo, a 0,5. Quindi quando un bimbo poi è nato, già con una serie di competenze innate sull'aspetto visivo, però l'esperienza sensoriale che lui fa è fondamentale. Migliore è questa esperienza sensoriale, migliori sono gli input che mandiamo al sistema nervoso perché lui possa andare a recuperare il danno. Succede anche nel bambino sano. Se un bambino sano, ci sono tanti esperimenti su modelli animali, noi chiudiamo le palpebre, va incontro ad un potenziale problema visivo. È l'esempio tipico dello strabico. Il bambino strabico ha una fascia di età molto veloce per andare incontro a quella che si chiama ambliopia, che tra l'altro nel bambino emiplegico È è frequente. presente, e quindi anche lo strabismo, perché appunto accanto alle visite che dicevamo prima, l'altra cosa molto importante è anche la visita ortottica, perché un disallineamento degli assi visivi, che sia orizzontale o verticale come strabismo, è importante prenderlo in carico precocemente per evitare proprio il rischio di un'ambliopia. In un bambino come l'emiplegico, che molte volte ha anche una simmetria di interessamento o corticale o a livello del fondo dell'occhio, quindi le asimmetrie sono all'ordine del giorno. Noi dobbiamo cercare fin da subito di limitare quante più asimmetrie possibili, o comunque di insegnare al bimbo subito a trovare delle strategie di compenso a questo, altrimenti le ricadute si sommano. Un bambino non è frammentato, è un insieme, e quindi una cosa può interferire sull'altra. E quindi sicuramente, e questo per dire che l'intervento neurovisivo deve essere fatto precocemente. Noi bimbi, avendo questa collaborazione con i nostri colleghi che fanno follow-up anche presso la patologia neonatale del Policlinico San Matteo, ma avendo comunque una vasta rete di collaborazioni, se possiamo li prendiamo in carico nei primissimi mesi della vita, ma ti dico 5, 6 mesi o comunque nel primo anno, perché meglio lavoriamo sugli adattamenti anche ambientali proprio, no? Pensiamo a queste asimmetrie di campo visivo. Se noi però diciamo al genitore quando lo fa rotolare piuttosto che quando gioca con lui, preste attenzione magari a caratterizzare da un punto di vista ambientale la parte dove sembra rispondere di meno, e queste caratterizzazioni si fanno con dei pannelli ottici anche costruiti in casa, diciamo che sono anche un momento di piacere e di gioco tra il genitore, perché soprattutto nelle fasi precoci della vita il goal dell'intervento è legato a questa alleanza tra famiglia ed equipe riabilitativa, perché è chiaro che il bambino passa quasi tutta la sua esistenza in contesto domiciliare, e quindi noi senza
diciamo, caricare il genitore di un ruolo che è quello di fare il terapista, ma di trovare il modo di entrare in relazione con il suo bambino seguendo degli accorgimenti ambientali che possano essere utili a sostenere l'esperienza sensoriale dei bambini. È una cosa molto importante. Noi abbiamo scritto, grazie alla Fondazione Mariani, che da anni... Ma infatti lo stavo cercando oggi e non lo trovavo, ho trovato l'altro, quello sulla paralisi cerebrale infantile, in cui c'è un tuo intervento, ma volentieri citalo perché è un punto di riferimento per le famiglie. Che è chiaro, è rivolto anche a bambini con problematiche visive di tipo più periferico, come dicevamo, no? Però è questo opuscolo, appunto, redatto in collaborazione con la Fondazione Mariani, che colgo anche l'occasione di ringraziare, perché da tantissimi anni accompagna il lavoro del Centro di Neurooftalmologia, sostenendolo, accompagnandolo molto, dove ci sono dei suggerimenti, con il massimo del rispetto delle abitudini di vita di ogni famiglia, di ogni nucleo genitoriale, in cui però ci sono suggerimenti su come adattare l'ambiente per fare in modo, quello è rivolto ai primi 3 anni di vita, che il bambino sia sempre sottoposto all'esperienza sensoriale migliore, proprio per quello che dicevamo prima, che la migliore esperienza sensoriale dà una spinta alla plasticità e quindi questo può dare un contributo ad un miglior recupero del bambino. Tra l'altro, recentemente uscirà, credo per settembre, è stato tradotto in inglese questo stesso opuscolo, proprio per dare una maggior diffusione. Alcune associazioni di famiglie straniere internazionali con cui collaboriamo ce l'hanno chiesto, alcuni colleghi, e quindi uscirà per settembre-ottobre la traduzione in inglese di questo opuscolo, così come stiamo scrivendo anche il seguito, il 4-6 anni, dove ci c'era saranno... quello atteso da tante... Esatto, esattamente. È vero che la famiglia è molto concentrata nei primi anni dello sviluppo del bambino, perché spesso la mamma è dedicata solo a quello, però poi è più tardi che si cominciano a vedere in realtà dei segnali, almeno dei segnali che possa leggere il genitore, no? Quindi certo, assolutamente certo. È un tema interessante per noi, è un tema che ci chiedono le famiglie. Ad esempio, c'è qualche cosa che può mettere in allarme il genitore, quindi nella vita quotidiana, non so, il bambino che strizza gli occhi di fronte alla televisione o altri segnali che possano dare un'indicazione per un approfondimento di un deficit visivo di origine centrale? Per esempio, il fatto che magari un bambino tenda a tenere, quando guarda, lo sguardo tutto di lato, che potrebbe essere legato al fatto che fa fatica o ad esplorare o a guardare dalla parte controlaterale, quindi cerca di sfruttare determinati compensi. Il fatto che tenda ad avvicinarsi quando deve fare un disegno, quando deve giocare, o che inclini la testa in un determinato modo, oppure ancora che quando fa i suoi primi scarabocchi tende ad occupare una parte del campo, del foglio di lavoro e non tutto quanto. Ancora che abbia delle difficoltà a fare giochi come i puzzle, piuttosto che a unire puntini, magari ci sono questi giochi, o ancora a fare giochi tra vicino, lontano, sopra, sotto, anche costruzioni con i blocchi che sono comunque legati anche non solo alla problematica visiva, ma certamente l'aspetto visivo ha un ruolo in questo tipo di attività. E quindi, quando si nota una difficoltà di questo tipo, fare torri, giochi di costruzione tipo tangramo, cose di questo tipo, chiedersi se accanto alla possibile problematica neuromotoria, accanto anche a un banale non interesse del bambino per quel gioco, però che magari il rifiuto non sia legato a qualcosa che lo mette in difficoltà e che quindi chiaramente non motiva il bambino a compiere anche quel tipo di gioco. E su quell'età abbiamo detto 4-6 anni, ma andando anche avanti, no? Quando poi sappiamo verso i 7-8 anni si cominciano a diagnosticare i vari disturbi dell'apprendimento, anche lì c'è qualcosa di danni di origine centrale che possono
andare ad impattare. Se noi pensiamo così sinteticamente alle tre componenti della funzione visiva che abbiamo visto prima, vedere, guardare, comprendere, per esempio nella lettura sono tutte e tre coinvolte. Io devo vederla la lettera, quindi devo avere un campo visivo e un'acuità visiva tale che mi consentano di poter vedere. Devo guardare, perché leggere non è altro che una scansione. Io guardo 7-8 letterine, salto con lo sguardo alle 7-8 letterine successive, vado a capo. Tutto questo processo è una scansione oculomotoria. E in più devo riconoscere la lettera. Abbiamo parlato delle agnosie. Se io ho un problema di riconoscimento visivo, può riguardare anche la lettera, magari non la lettera singola, ma la lettera quando all'interno di un brano, affollata. E quindi devo cominciare a vedere se il bambino, ad esempio, non sta nelle righe, se il bambino quando scrive, ad esempio, oppure se il bimbo non inizia anche lì a livello della riga iniziale del foglio, ma comincia un pezzo più avanti o non completa la riga, se il bimbo non riesce a mettere in colonna in matematica, che è l'altro, l'aspetto della matematica e della geometria così nettamente legata alla spazialità, sono una delle problematiche maggiori che ritroviamo, e quindi il non riuscire a mettere in colonna piuttosto che il non riuscire a riprodurre un'immagine, una figura geometrica, ad esempio, possono essere un segnale di disturbo visivo di tipo centrale. Ancora la lettura, se un bambino ha una lettura stentata, se un bambino arriva alla fine, si comporta quasi un po' come il bambino dislessico, che è arrivato alla fine del testo, magari l'ha letta tutto quanto, ma lui non riesce a comprendere che qual è il contenuto, ma non perché ha una problematica intellettiva, perché troppo concentrato nella lettura stentata di un testo perde attenzione da quella che è l'interesse, che il contenuto, no, del testo. E poi tutti gli aspetti spaziali, perché l'altro nota importante da monitorare, in particolare nell'emiplegico, è il neglet. E quindi vedere se nel disegno omette una metà dei modelli, se le riproduce, non solo se le fa magari male. Però sui bambini, almeno su quelli che vediamo noi con danno perinatale, quindi non pediatrici, vediamo di meno rispetto all'adulto. È così? Assolutamente sì. Poi probabilmente anche perché hanno imparato tutta una serie di compensi. Certo. Quindi Sì, perché sono hanno avuto più tempo per recuperare. Però Esatto, una cosa esatto. che sembra sempre strana ai genitori è come mai, soprattutto sulla parte dei disturbi dell'apprendimento, io riesco ad intervenire solo da quell'età in poi. O la stessa cosa che mi dicevi prima sulla valutazione, su alcuni esami che si possono fare solo a bambino collaborante, quindi da 10-12 anni in poi. Non perdiamo tutta quella fase che c'è prima in questo modo, o comunque il percorso riabilitativo è un percorso che ha senso potenziare anche a partire da quegli anni? Allora, sicuramente il limite legato alla strumentazione non disponibile o ai metodi non deve però impedirci di basarci su quella che è l'osservazione più clinica, più qualitativa, che, come ti dicevo, dà degli elementi fondamentali. Quindi, in realtà, come dicevamo, asimmetrie nel campo visivo già nel primo anno le possiamo almeno dubitare. E quindi è questa la ragione per cui bisogna lavorarci subito, non Perché posso lavorare già quando. da un anno per Esatto, diventare una posso funzione. dare tutta una serie di strategie multisensoriali che possono aiutare a compensare poi quel difetto. E anche sull'apprendimento, in realtà, innanzitutto un po' sappiamo che può essere una delle fragilità del bambino con paralisi cerebrale infantile, quindi lo dobbiamo tenere in considerazione, ma un lavoro sulle funzioni più viso-cognitive, quindi quelle gnosiche, spaziali, visuomotorie, che sono alla base dell'apprendimento, è importante farlo fin dai primissimi anni di vita, anche quando il test non è immediatamente somministrabile con dei dati normativi, peraltro dati per lo più messi appunto su bimbi senza disabilità, quindi con uno sviluppo, per cui già comunque con dei limiti di interpretazione. Però, per esempio, noi che nell'equipe abbiamo anche le psicologhe con delle competenze neuropsicologiche formate a questo,
già ci sono alcuni test che li puoi cominciare a fare dai 3-4 anni, tipo tutti quelli di integrazione visomotoria, sulle funzioni esecutive, cominciano ad esserci test disponibili per il bimbo più piccolo. Ma poi l'osservazione prolungata clinica delle terapiste, delle neuropsicologhe insieme, delle sedute riabilitative, consente di vedere dei campanelli d'allarme. E quindi sai, il gioco del puzzle, il gioco tu li puoi fare da molto piccolo, anche giochi di rapporti spaziali. Quindi è molto importante dare al bimbo delle strategie fin da subito e poi man mano che cresce testare sempre di più la competenza. E questo però consente di avere un percorso anche scolastico più facilitato, piuttosto che poi intervenire quando un bambino ha 8, 9, 10 anni, che in realtà lui si è già fatto un suo percorso di apprendimento e quindi non è molto rispettoso interferire su quelle che sono le sue strategie di compenso. Tipo, una cosa che aiuta a superare la difficoltà di scanno invisivo è quella di usare bene anche il dito come guida dello sguardo. Se uno lo fa precocemente con delle attività di esplorazione visiva e di oculomozione, questo potrà essere un vantaggio per la lettura, ma vanno fatti nel primo anno di vita, prima con giochi più ludici, più divertenti e poi, tipo adesso ci sono strumenti come l'eye tracker, che è un macchinario che consente di quantizzare la funzione oculomotoria e che noi da qualche anno abbiamo, che si sta rivelando una buona risorsa, lo puoi fare nel piccolissimo. Ti dice proprio... E quello può darti anche un'informazione, non ti fa una diagnosi, però ti dice se c'è una parte del campo visivo in cui lui tende a non portare i suoi occhi. Potrebbe essere che non li porta perché non vede quella porzione. Potrebbe, è un'ipotesi, però tu lo sai e allora... E puoi allenarla, puoi già cominciare esatto, a allenarla. Esatto, tra l'altro noi, mi fa piacere dire che da un paio di anni abbiamo costituito un laboratorio di ricerca congiunto, un joint lab con la UVIP, che è l'unità per Visually Impaired People dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questo laboratorio ha sede presso la Fondazione Mondino e vede il lavorare insieme... Si è allargata, l'equip clinica si è allargata ad un'equipe di ricerca anche non solo sanitaria, ci sono ingegneri, psicologi con dottorati in robotica, quindi questa unità della UVIP che è guidata dalla dottoressa Gori, stiamo proprio lavorando a questo tipo di progetto, cioè capire quali sono informazioni utili ad allenare anche queste competenze fin nel bambino più piccolo. Un nostro grande interesse è il bambino ipo non vedente, perché quello ci aiuta tantissimo a scoprire il ruolo dei sensi, cioè, vediamo proprio un po' l'aspetto basico, no, della capacità visiva, ma man mano, avendo noi anche tanti bimbi con questo tipo di problematica più centrale, stiamo cercando di mettere a punto degli strumenti di valutazione, ma anche delle strategie di intervento, affinando le nostre, anche con l'uso di dispositivi tecnologici. Quindi l'obiettivo... E di questo mi parlavi anche prima, anche di come questo periodo di chiusura forzata per il lockdown abbia poi portato ad un utilizzo massivo anche della tecnologia, sia come strumento di valutazione, di allenamento, ma anche di connessione. Quindi... Assolutamente, assolutamente. Noi in questo periodo abbiamo attivato, a parte con tutto un percorso più valutativo e di monitoraggio delle situazioni cliniche, ma il gruppo dell'equipe riabilitativa ha messo in campo tutta un'attività di teleriabilitazione che ha riguardato oltre 130-140 famiglie ed è stato un momento molto gradito dalle famiglie, che ha sicuramente dato un contributo. I bambini hanno partecipato con tantissima disponibilità, con piacere, tant'è che qualche bimbo ritorna in sede e rimane frastornato, chiede ai terapisti: ma tu non sei in TV, non sei qui, quindi... E poi i genitori hanno tirato fuori quella che tutti noi sosteniamo da sempre, una capacità di resilienza anche in una situazione come questa, ma partecipando a tutti i nostri suggerimenti di costruire materiale, di mettere in campo i suggerimenti. Quindi è stato, in un momento veramente molto difficile e doloroso,
per guardare qualcosa di positivo, questo sì, ti ha insegnato molto. Tant'è che anche le famiglie che rientrano chiedono comunque di poter accompagnare il percorso dei bambini, quindi di intensificarlo, tra la presenza, che sai, soprattutto per alcune nostre problematiche visive è indispensabile la presenza, quando uno è molto ipovedente ha bisogno molto della relazione, del contatto, infatti per i bimbi con disabilità visiva anche solo la mascherina è un elemento disturbante nel riconoscimento delle persone, però ci chiedono di intensificare, avendo poi in carico tante famiglie anche non della regione Lombardia, anche provenienti dal sud, che quindi magari in questa fase fanno un po' più fatica a muoversi, o comunque magari possiamo vedere e passa del tempo tra un periodo e l'altro. Vero, sì. In questo modo riusciamo, perché facendo anche diversi ricoveri riabilitativi, abbiamo oltre a quel percorso ambulatoriale anche la possibilità di fare intervento riabilitativo in ricovero, quindi solitamente sono un paio di settimane in cui l'equipe si concentra, dove abbiamo appunto il terapista, la neuropsicologa, il logopedista, l'istruttore di orientamento e mobilità, lo psicologo, lo psicoterapeuta, quindi tutta un'equipe molto ampia, e queste 2 settimane si concentrano su un lavoro intensivo. Però è chiaro che avendo tanti bimbi, magari un bimbo viene 2 o 3 volte l'anno a fare un progetto di questo tipo, se è lontano e non può fare un percorso ambulatoriale. In questo modo ci consente il remoto di dare di continuare una continuità a seguire. E di continuare a seguire. Abbiamo fatto molti scambi anche con le equipe territoriali, perché avendo bimbi che arrivano inviati dalle neuropsichiatrie infantili del territorio, che chiedono un parere specifico, perché poi magari il bimbo è seguito qui per l'aspetto neurovisivo e sul territorio per tutto il resto. Quindi questo consente di fare molti più scambi, di fare una rete. È una cosa che noi auspichiamo sempre, no? Sappiamo che l'Italia è piena di centri di eccellenza, ce ne sono tanti in diverse aree d'Italia, però le famiglie sono dislocate su una superficie molto più vasta, per cui è importante per le famiglie e da una parte accedere alla possibilità di teleriabilitazione, teleconsulto, ma dall'altra parte sapere che c'è anche una collaborazione sul territorio, perché poi il bambino vive sul territorio, quindi è impensabile di poter spostare la famiglia. Anche con la scuola, noi abbiamo molti incontri con le insegnanti, perché per esempio con il visivo tu trasferisci molte indicazioni su come adattare il foglio di lavoro, grassettare, evidenziare, quindi tutte le indicazioni sul lavoro del foglio di lavoro, sulla postazione, l'uso del leggio, quando integrare qualcosa di tecnologia assistiva, che possa essere un video ingranditore piuttosto che un audiolibro, piuttosto che delle altre strategie. Quindi anche il contatto diretto con l'insegnante è fondamentale, perché noi possiamo dare qualche loro suggerimento, ma loro sono per noi un bagaglio preziosissimo, perché stanno tante ore con il bambino e lo vedono sul campo, quindi possono darci degli elementi utili a capire meglio insieme come poter accompagnare anche il percorso scolastico del bambino. Vero, vero. Allora Sabrina, noi ci stiamo avvicinando verso la conclusione, ti abbiamo chiesto tantissime cose, ma rimarremo qua ancora per molto. Un'ultima domanda però, guardando le varie domande che ci eravamo segnati, noi tendiamo, ma l'hai detto tu all'inizio, no? Le paralisi cerebrali infantili sono state sempre, da sempre identificate come una problematica principalmente di tipo motorio, per cui si tende spesso a fare questi parallelismi fra quello che faccio sul motorio, magari lo posso fare anche qua. E tu ci hai dato conferma dell'importanza di una diagnosi precoce, della possibilità di allenare alcune funzioni. Una parte che è abbastanza presente nel motorio è tutto ciò che è la chirurgia funzionale. Per i danni visivi di tipo centrale esiste un equivalente? Perché no, è qualcosa sulla che chirurgia, si può... Sulla chirurgia diciamo che per l'aspetto neurovisivo la chirurgia è al più utile per l'aspetto dello strabismo e quindi più per una componente anche lì con tempi e modi diversificati, perché dobbiamo anche cercare di fare in modo che il bambino recuperi il suo potenziale per prevenire l'ambliopia, quindi c'è anche tutto il lavoro sulla terapia ortottica, però diciamo che un intervento poi chirurgico in questo senso, riallineando magari il capo, riallineando lo sguardo, può dare un contributo proprio anche funzionale alle capacità neurovisive del bambino. E l'altro aspetto però non è così tipico della paralisi cerebrale infantile, alcune forme ce l'hanno e quando ci sono molti movimenti involontari a tipo nistagmo, a volte anche qui
ci sono degli interventi chirurgici che sfruttano le posizioni neutre di blocco di questo movimento per comportare una minor instabilità della fissazione visiva. Però poi degli interventi chirurgici che ci aiutino a recuperare compromissioni o a migliorare piuttosto che degli aspetti viso-cognitivi al momento non esistono. E quindi rispetto a questo è però un po' come anche sul motorio, no? Si lavora sulla parte più periferica e quindi anche qui l'accesso del sistema visivo sono i muscoli oculari estrinseci ed eventualmente e l'assetto posturale del capo che comunque può comportare anche un miglioramento proprio funzionale visivo. E quindi su questo cos'è che ti augureresti in futuro? Se dovessi auspicare un ambito di ricerca che ti piacerebbe approfondire, perché appunto può essere più quello della valutazione in tempi così precoci piuttosto che invece del miglioramento, cioè come possiamo assolutamente incidere. Sicuramente direi che i due ambiti che mi stanno più a cuore sono da un lato gli strumenti diagnostici e che anche laddove non sono somministrabili quelli tradizionali, vuoi anche proprio la perimetria per citare il campo visivo, però ci consentano la maggior obiettività possibile e qui stiamo un po' lavorando su alcune scale di valutazione che ci consentano poi anche di avere degli strumenti di misura che monitorino il percorso riabilitativo. Tutti gli aspetti viso-spaziali e viso-cognitivi io credo che siano un elemento fondamentale del percorso di crescita del bambino con paralisi cerebrale infantile e che dobbiamo assolutamente trovare modo di valutarli precocemente, proprio per, come dicevi tu, non accorgersene nel periodo scolastico. Molto si sta facendo in questo ambito e il nostro gruppo è molto concentrato su quest'area. E poi l'intervento riabilitativo, che è proprio il nostro diciamo goal quotidiano e quindi che l'intervento possa essere strutturato ma il più precocemente possibile con la maggior possibilità di tener conto della funzione visiva a 360 gradi, quindi anche appunto questa con una maggior conoscenza degli strumenti e anche una maggior conoscenza di come progetti, trial, eccetera, ci aiutino a trovare la linea, la via più corretta per affrontare il più precocemente possibile un percorso che poi c'è una funzione che è quella visiva che ricade un po' su tutto. Pensiamo anche solo alla navigazione, io mi oriento, mi dirigo, supero ostacoli, perché la funzione visiva mi dà un contributo chiaramente accanto a quella neuromotoria e ad altre problematiche. Quindi anche nell'ambito di questo joint lab che abbiamo costituito ci stiamo concentrando molto sugli aspetti spaziali proprio per comprendere come poter intervenire fin da subito sul reaching, sul grasping e vorremmo proprio traslarlo, no, dal bambino magari ipo non vedente, capire mano a mano come questo può avere anche una ricaduta su altre problematiche, in primis chiaramente sulla paralisi cerebrale infantile. Poi io ho un amore spassionato per le saccadi, perché credo che siano una delle componenti più cognitive della funzione visiva e anche poco considerate, se pensi che quando un bimbo ottiene un riconoscimento per la funzione visiva lo ottiene soprattutto, cioè solo, perché o è ipovedente o ha un deficit campimetrico. Ma avere un problema di saccadi piuttosto che un nistagmo impatta sull'apprendimento nello stesso modo. E quindi io credo che un lavoro precoce che aiuti i bambini ad allenare una funzione che è così fondamentale anche per entrare in relazione con l'altro e che aiuta un genitore anche in una fase così delicata di comunicazione diagnostica in cui il contatto di sguardo con il proprio bimbo dice tante cose, credo che sia proprio un punto chiave su cui lavorare perché sono veramente fondamentali per le conoscenze, le saccadi insieme a tutto il resto della capacità visiva, chiaramente. Ci hai fatto scoprire un mondo, Sabrina, perché ad oggi davvero rimane ancora una specialità non così diffusa, per cui oggi tanti genitori non sanno neanche della necessità di fare questo tipo di controllo. Per cui di questo ti ringraziamo e provvederemo poi a diffondere e a divulgare questo video affinché davvero diventi un passaggio fondamentale nella valutazione del bambino con paralisi cerebrale infantile su tutto il territorio. Per cui, Grazie grazie ancora. a te per l'opportunità e per tutto quello che fai, per tutto quello che fa la tua associazione, davvero complimenti.
speriamo molto. Di riuscire a fare qualcosa insieme, magari molto su questo aspetto della teleriabilitazione, che davvero nei prossimi anni potrà essere una leva in più da sfruttare. Molto volentieri, ci pensiamo da un po', volentieri, speriamo si realizzi. Va bene, grazie ancora di tutto Sabrina, buon lavoro. A te, ciao, buona giornata, ciao.